Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di cominciare, permettetemi di farmi un po' di pubblicità, quindi vi ricordo che è in vendita il mio libro Viaggi tra sogni di carta, il mio primo romanzo, quindi se avete curiosità, insomma, di vedere che cosa ho scritto, di cosa ho parlato e così via, vi lascio sotto il link per acquistarlo. Si può acquistare praticamente ovunque su internet, ma ci vuole un po' di tempo per averlo, quindi il mio consiglio è di rivolgersi direttamente alla casa editrice, che ve lo spedirà praticamente il giorno stesso in cui fate l'ordine. Quindi insomma, ovviamente fatemi sapere se l'avete letto e che cosa ne pensate, perché questa è la cosa a cui tengo di più in assoluto. Bene, dopo questo io direi di cominciare con il video vero e proprio. Infatti oggi voglio parlarvi delle letture che ho fatto nel mese di febbraio, perché ormai febbraio si è concluso, è passato oltretutto in maniera rapidissima, e niente, quindi è il momento di farvi vedere cosa ho letto. Durante il mese di febbraio ho letto 4 libri, quindi sono molto soddisfatta perché anche questo mese sono riuscita a mantenere il mio obiettivo, che era quello appunto di leggere almeno 4 libri al mese, quindi anche questo mese ce l'ho fatta. E le letture sono state tutte molto interessanti. Il primo libro che ho letto è stato La ragazza misso seta di Irmgard Keun, non so se si pronuncia così, e comunque è edito dall'Orma Editore ed è un libro che la casa editrice mi ha inviato. È rarissimo che io mi faccia inviare libri dalle case editrici, anzi direi che praticamente non accade mai, però per l'appunto avevo letto un paio di libri di questa casa editrice, mi erano piaciuti molto e quindi ho chiesto loro un consiglio su quale libro secondo loro, insomma, meritava di essere letto, e loro mi hanno spedito La ragazza misto seta, che un paio di mesi fa, insomma, era l'ultimo libro che avevano pubblicato. Questo libro parla di una ragazza, Doris, come dice il titolo, oltretutto non sono sicura di aver letto il titolo per intero, Doris la ragazza misto seta, non solo la ragazza misto seta, comunque di questa ragazza che appunto vive in provincia ed ha, diciamo, lavora come dattilografa, ma ha delle ambizioni molto più alte. Lei è una ragazza che è pienamente consapevole delle proprie capacità, ovvero del fatto di essere una bella ragazza e quindi di piacere agli uomini. Di conseguenza lei sa come manipolare, tra virgolette, gli uomini che incontra, sa come comportarsi nei loro confronti in modo da farsi fare dei regali, per esempio, da farsi trattare come una principessa, cosa che lei desidera più di ogni altra al mondo, perché lei non desidera la vita di una provinciale. Lei vorrebbe fare successo, vorrebbe essere una star, non necessariamente una star del cinema o del teatro, ma una star del mondo, e quindi si comporta in questa maniera con gli uomini perché loro la facciano sentire tale. Però un giorno le attenzioni del capo, del suo capo, appunto sul lavoro, si fanno un po' troppo pressanti e quindi lei si licenzia e decide quindi di partire per un'avventura a Berlino, quindi parte per la città di Berlino, una città nella quale lei ripone tutti i suoi sogni, perché spera veramente lì di sfondare nella vita, di raggiungere tutti gli obiettivi che si era preposta, in particolare per l'appunto avere una vita di agi, una vita in cui è considerata praticamente il centro dell'universo di qualcuno, in cui lei possa essere trattata per quello che secondo lei merita. Quindi va ad abitare con l'amica Tilly e niente, comincia qui una serie di avventure a Berlino che la faranno volare in alto e cadere in basso praticamente. Incontrerà diversi personaggi, con alcuni di loro le sembrerà di aver raggiunto il suo sogno, con altri invece assolutamente no. Personaggi più o meno superficiali che la toccheranno più o meno profondamente nel suo animo. Fatto sta, insomma, che Doris cerca di vivere una vita come quella delle attrici nel cinema, quindi una vita carica di avventure, carica di passione, di sentimenti forti e travolgenti, e a volte rimane delusa quando scopre che la vita non è sempre così, non è possibile vivere una vita come quella che si vede nei film. Ci sono dei momenti in cui appoggiamo Doris, perché questa è un diario, questo è praticamente tutto ciò che lei scrive della sua vita, le sue avventure, i suoi pensieri, perché appunto decide di voler annotare quello che le succede, perché oltretutto lei è anche brava a scrivere, quindi le piace parlare di sé, quindi noi la leggiamo attraverso le sue stesse parole, attraverso il filtro dei suoi stessi pensieri, e lei praticamente racconta tutto ciò che le accade, quindi una parte a volte la sosteniamo e cerchiamo
cerchiamo di capire anche la sua fragilità e di capire i suoi bisogni, che per, a volte possono sembrare superflui, superficiali, ma che in realtà sono i suoi sogni, e quindi nessuno può giudicare i sogni di un'altra persona. Quindi se lei si sente felice così, noi tifiamo per lei quando cerca di raggiungere questi sogni. Ci sono ovviamente delle volte in cui invece non l'appoggiamo, in cui ci sembra che sia un po' fuori dal mondo, ecco, in cui quasi diciamo, ma non è questo che rende una vita bella, non è l'essere al centro del mondo che renderà la tua vita migliore. Forse la tua vita sarà resa migliore anche da qualcosa di molto più semplice e molto più terra terra, ecco. Fatto sta comunque che mai dubitiamo dell'intelligenza di Doris, perché Doris è chiaramente una donna molto, una ragazza molto intelligente. Lo fa capire soltanto, anche soltanto il fatto che lei annoti tutte le tecniche che usa per sedurre gli uomini, e questo fa capire che lei è una grande osservatrice, una donna capace di interpretare l'animo degli uomini e di saperlo poi diciamo farlo tornare a suo vantaggio. Quindi insomma è una ragazza molto intelligente che semplicemente lotta con tutte le sue forze per riuscire a raggiungere l'obiettivo di essere felice. Oltretutto questo libro ha praticamente il sapore di un classico, perché è stato scritto nel 1932 e appunto tradotto adesso per l'Orma Editore. Quindi se vi piacciono i classici sicuramente questo lo adorerete, perché la scrittura è quella, il sapore delle parole è quello, quindi insomma io ve lo consiglio, ecco. Il secondo libro letto nel mese di febbraio è stato un libro che avevamo da leggere per il club del libro, e in realtà ogni mese scegliamo due libri in modo che le persone possano scegliere quello che le attira di più, e io sono riuscita a leggerli tutti e due. Il tema di questo mese era gialli thriller, ecco, praticamente. Il primo libro che ho letto per il club del libro è stato questo, Era il mio migliore amico di Gilly o Gilly Macmillan. Allora, questo libro mi è piaciuto moltissimo, e oltretutto è uno di quei libri che mi sono stati regalati per Natale. Come sapete, lo dico spesso, insomma, mi piace ricevere libri perché a volte mi capita di ricevere cose che non avrei mai comprato e che poi invece si rivelano meravigliose. Io in questo caso mi faccio un po' guidare dalla mia diffidenza nei confronti della Newton Compton, non so perché, però ho sempre la sensazione che vengano pubblicati romanzi o insomma o comunque storie un po' banali, e sbaglio, perché forse mi faccio solo condizionare, non so, forse dalle copertine, non saprei dire, ho sempre paura di rimanere delusa. In questo caso invece, per l'appunto, l'ho ricevuto come regalo e non sono rimasta assolutamente delusa. La storia parla di Noah e Abdi. Noah è un ragazzo di Bristol, se non erro, mi sembra che vivano a Bristol, sì, e Abdi è un ragazzo figlio di immigrati somali. Questi due amici, Noah e Abdi, sono grandissimi amici, sono migliori amici, quindi vivono sempre insieme, fanno tutte le cose insieme, studiano insieme, sono due adolescenti, anche se hanno famiglie completamente diverse. Abdi per l'appunto vive con una sorella che studia per diventare infermiera, un padre che guida i taxi e una madre che sta praticamente sempre in casa e che a malapena conosce l'inglese. Mentre Noah è figlio di una coppia di persone benestanti, lei, la madre, vive con il figlio, mentre il padre è un fotografo molto rinomato, in quanto va in giro per il mondo a fotografare più che altro i disastri umani, quindi per esempio i campi dei profughi. Tanto che per l'appunto aveva anche fotografato il campo profughi dove la famiglia di Abdi aveva vissuto prima della sua nascita. Un'altra cosa da dire su Noah è che è malato di cancro, quindi lui ha un cancro fin da quando era bambino e vive la sua vita nell'attesa che questo cancro lo uccida praticamente, perché è una di quelle malattie che si può tenere a bada fino a un certo punto e poi purtroppo avrà la meglio, questo è quello che dicono i dottori. Che cosa succede? La storia comincia che questi due ragazzi si sono ritrovati in un canale, insomma, di Bristol, e a seguito, forse sembra, di una lite, Noah è caduto in acqua e appunto stava affogando, finché sono arrivati i medici, sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua, ma il ragazzo è in coma all'ospedale. La polizia ovviamente va da Abdi a chiedere lui che cosa sia successo e come mai questo ragazzo sia caduto in acqua, ma lui si rifugia in un silenzio assoluto e quindi non racconta niente. Allora, le cose che succedono
succedono in questo libro, in realtà, oltre a quelle che vi ho appena detto, sono un'infinità. Perché? Perché prima di tutto c'è il tema delle migrazioni, quindi siamo in una Bristol che sta vivendo il problema dei migranti nella maniera quasi peggiore possibile, nel senso che si sono appena svolte delle manifestazioni contro l'immigrazione, a favore del blocco dei migranti, perché la popolazione non vuole più avere questo grande afflusso, ecco, di persone che vengono dall'estero. Quindi già questo tema è particolarmente importante, perché è ovvio che i giornali ricamano sopra questo evento tante storie, molto spesso storie totalmente inventate, perché come appunto vi ho detto, sembrerebbe che Abdi, il ragazzo somalo, abbia spinto e tentato di uccidere Noah, il ragazzo di Bristol. Però oltre a questo c'è tanto tanto altro, i personaggi sono tanti, perché l'unico punto di vista in prima persona è dell'uomo che indaga su questo fatto, poi in realtà abbiamo il punto di vista della sorella di Abdi, abbiamo il punto di vista della madre di Abdi, quello dei genitori di Noah, insomma i punti di vista sono veramente tanti e sono personaggi che sono pieni di sfaccettature, ma soprattutto pieni di segreti, quindi ogni pagina scopriamo qualcosa in più sui loro caratteri, sulle loro storie, che ci farà in qualche modo capire la storia sempre in maniera diversa. Oltretutto noi ci aspettiamo che lo scopo del libro sia quello di farci capire come si è svolta effettivamente questa vicenda e se veramente Abdi abbia spinto Noah nell'acqua. In realtà questo lo scopriamo molto presto, ciò che vogliamo scoprire è tutto quello che c'è dietro al loro rapporto, ciò che c'è dietro al lavoro del padre di Noah e ciò che c'è dietro a un segreto che la famiglia di Abdi ha tenuto per tantissimo tempo e che purtroppo sta per essere svelato. Vorrei dirvi altro: ieri abbiamo avuto la riunione del club del libro e quindi ne abbiamo parlato e vi giuro sono scattate tantissime riflessioni e ovviamente non posso farlo perché non voglio rovinarvi la storia del libro, ma veramente ragazzi leggetelo, perché è un libro di quelli che si divorano prima di tutto, perché ci sono talmente tante cose meravigliose nel senso che è una storia interessante, una storia intrigante, ma soprattutto scritta bene, quindi io vi consiglio veramente questo libro, perché rimarrete sorpresi e soprattutto vedrete come ad una stessa situazione tante persone diverse possono reagire in maniera diversa e tutte queste reazioni alla fine siano comprensibili. Terzo libro letto nel mese di febbraio, e anche in questo caso, come ho detto, si trattava di una specie di giallo, o potrei definirlo più thriller, e per l'appunto l'ho letto perché è stato scelto al club del libro, e sto parlando della moglie perfetta di B.A. Paris. Allora, in questo caso, come sapete, io ho letto anche un altro libro di B.A. Paris che si chiamava, ora ve lo dico, La coppia perfetta, e l'ho letto tipo in 4 giorni. Anche questo è sullo stesso stile, è veramente da divorare, devo essere sincera, è anche scritto abbastanza grande, quindi insomma alla fine non è complicato girare pagina, inoltre insomma è una lettura veramente scorrevole, ecco, quindi siamo invogliati ad andare avanti. Allora, la storia parla di questa donna che praticamente un giorno torna da una festa, piove a dirotto, decide di passare per una scorciatoia che attraversa dei boschi e nota una macchina ferma sul ciglio della strada. Decide di fermarsi per vedere se la persona al suo interno ha bisogno di aiuto e si rende conto che è una donna. Però piove molto forte e lei è anche un po' timorosa, anche un po' impaurita di scendere dalla macchina e di magari essere vittima, non so, di una violenza, e quindi decide di rimanere in macchina e pensa: se la donna ha bisogno di aiuto sicuramente scenderà e mi verrà a chiamare. La donna nell'altra macchina non scende e quindi lei, semplicemente troppo impaurita, dice: vabbè, io ci ho provato, riparte decidendo di chiamare la polizia non appena arrivata a casa. A casa però si distrae, non si ricorda di chiamare la polizia, e il giorno dopo lei scopre che la donna nella macchina che lei ha visto è stata brutalmente uccisa. Quindi qui inizia un periodo di
pazzia per lei, praticamente, perché cosa succede? Lei da una parte si sente profondamente in colpa, perché lei dice: se io mi fossi fermata, anzi, se io fossi scesa dalla macchina, questa donna sarebbe ancora viva. In più scopre di conoscere la donna, stava nascendo tra di loro un'amicizia, e quindi si sente doppiamente in colpa. In più sua madre è morta di demenza precoce, quindi lei diciamo che è già di suo spaventata di avere la stessa malattia di sua madre. In più, dopo questo evento, lei comincia a dimenticare le cose, quindi si rende conto che non ricorda come funzionano gli elettrodomestici, non ricorda di aver aperto o chiuso una finestra, non ricorda di aver comprato determinate cose, di aver incontrato certe persone, di aver preso certi appuntamenti, e quindi niente, comincia a spaventarsi seriamente. Ne parla con il marito, anche se a lui non vuole raccontare il fatto di aver visto la donna che poi è stata uccisa, ma il marito cerca di sminuire, cerca di, insomma, di tranquillizzarla in qualche maniera, ma lei non riesce a tranquillizzarsi. Si aggiunge il fatto che si sente osservata, sente molto spesso la presenza di qualcuno in casa perché trova delle cose spostate o sente dei rumori particolari, e in più riceve delle telefonate mute, quindi tutte le mattine qualcuno la chiama ma non parla. Lei è convinta di essere stata vista dall'assassino di Jane, appunto della donna uccisa, ed è quindi convinta che quest'uomo la stia tormentando, perché poi il suo obiettivo sarà uccidere anche lei, per paura che appunto lei lo abbia visto e possa dire qualcosa alla polizia. Ovviamente qui ci sono in scena poi diversi personaggi, c'è appunto il marito, c'è Rachel che è la migliore amica di lei, cresciuta praticamente con lei e alla quale i suoi genitori volevano bene come una figlia, quindi sono praticamente sorelle. Abbiamo John, che è un ragazzo che sembra innamorato della protagonista, nonostante appunto lei sia sposata con un altro uomo. E poi infine abbiamo una piccola presenza, tra virgolette, che è quella del marito della donna uccisa. Ecco, quindi niente, la trama è veramente intrigante, quindi è ovvio che abbiamo voglia di arrivare in fondo per capire se questa donna stia veramente impazzendo o se qualcuno la stia facendo sembrare pazza, e soprattutto chi ha ucciso questa giovane donna. Non è un libro perfetto, ci sono gli stessi difetti che avevo trovato in B.A. Paris nell'altro suo libro, principalmente l'approfondimento psicologico dei personaggi o del personaggio cattivo. Non posso dirvi altro perché è la quarta volta che rigiro questa parte, ma ho sempre paura di svelare troppo, quindi non vi dirò altro. Semplicemente a volte qualche comportamento mi è sembrato un po' una forzatura che non combaciava tanto con il carattere che era stato dato al personaggio, e inoltre non ho apprezzato molto il personaggio del marito della donna assassinata, perché secondo me non gli è stato dato il giusto grado di disperazione, perché una donna, lui era innamorato di sua moglie, avevano due gemelle, e devo essere sincera, quando il personaggio entra in scena sembra la persona più tranquilla del mondo. Ci sono dei comportamenti che ha che secondo me non corrispondono assolutamente ad un uomo che ha appena perso la moglie. Detto questo, sono due difetti sui quali si può sicuramente passare sopra, perché vi garantisco che il libro prende tanto, cioè si ha veramente voglia di andare in fondo, soprattutto la parte finale è veramente una lettura molto incalzante, abbiamo voglia di sapere alla fine chi vincerà e come si risolverà la vicenda, e il modo in cui viene fatta risolvere la vicenda secondo me anche è molto intelligente, quindi perché no, l'ho letto veramente con piacere. Ultimo ma non per importanza, come dico sempre, ho letto il secondo volume della saga di Harry Potter. Anche in questo caso non l'ho letto come il mese scorso, ma ho ascoltato Audible, quindi l'ho ascoltato come audiolibro. Adesso sto ascoltando il terzo e poi sarà l'ultimo, non credo che rinnoverò di nuovo l'abbonamento, perché per l'appunto dal quarto volume in poi avrei piacere di leggerlo su carta, ecco, non ascoltarlo, però chissà. Fatto sta che insomma fino ad ora i primi tre sicuramente avevo intenzione di ascoltarli, perché appunto è una lettura che avevo rifatto non tanti anni fa, e quindi ho deciso di sfruttare, grazie agli audiolibri, il tempo che normalmente non avrei dedicato alla lettura, ovvero il mio tragitto per andare al lavoro. Io faccio mezz'ora all'andata e mezz'ora al ritorno, e praticamente ogni viaggio che faccio è un capitolo ascoltato, quindi
lo faccio più che volentieri. In ogni caso, vabbè, vi faccio vedere che era la Camera dei Segreti, quindi il secondo volume di Harry Potter. Di tutta la saga di Harry Potter, questo è il volume che mi piace meno, ma non perché sia scritto peggio, semplicemente la storia mi piace un po' meno. Uno dei miei preferiti è sicuramente il quarto volume, quindi Il Calice di Fuoco. Mi piace Il Prigioniero di Azkaban, poi vabbè, insomma, mi piacciono praticamente tutti, mi piace anche questo, però la storia che mi intriga meno è questa. Fatto sta comunque che, come sempre, il libro non delude. Io oltretutto la versione che ascolto io è quella con la nuova traduzione, quindi ci sono i nuovi nomi, ma insomma questo non ci toglie assolutamente il piacere dell'ascolto, perché come vedete questa è proprio la prima edizione. E niente, mi è piaciuto notare che ogni libro che insomma leggiamo, l'azione arriva prima, mentre nel primo volume l'azione è arrivata praticamente quasi tutta alla fine, perché il libro è dedicato principalmente a noi, a farci entrare nel mondo della magia, nel mondo di Hogwarts, nel mondo dei maghi, e quindi c'è tanta parte riguardante le lezioni, la vita ad Hogwarts, la vita che aveva Harry Potter prima di andare ad Hogwarts, quindi con i suoi zii e così via. Qui chiaramente l'azione arriva anche un po' prima, si comincia già con Harry Potter che per i corridoi sente questa voce e non capisce da dove proviene, e che sente solo lui, per esempio, quindi già il mistero si comincia ad infittire fin da subito. Il terzo volume poi, ma ne parleremo nel prossimo mese, è ancora più intrigante fin dalle prime pagine. Il libro quindi chiaramente mi è piaciuto ed è meraviglioso sentirlo leggere da Francesco Pannofino. È una lettura veramente che ci accompagna con piacere e non ci si stancherebbe mai veramente di ascoltare, cioè è bellissimo farsi raccontare una storia ogni tanto invece di leggerla, insomma, un po' ci fa tornare bambini. E insomma, poi entrare nel mondo di Harry Potter per me è sempre una grandissima gioia. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo, se volete acquistare il mio libro Viaggi tra sogni di carta, il mio primo romanzo, vi lascio sotto il link della casa editrice alla quale potete scrivere, o alla quale, insomma, sul sito potete ordinare direttamente il libro. Io spero che queste letture vi siano piaciute, vi abbiano dato nuovi spunti di lettura. Ovviamente aspetto le vostre letture del mese di febbraio, e niente, fatemi sapere se anche le vostre letture sono state soddisfacenti, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!